Sempre, come al solito, benvenuti. Io spero che queste conversazioni servano così ad alleggerirci questo periodo, però vi invito e vi stimolo anche a fare anche voi della ricerca, delle letture e poi, come ho detto prima, potremmo anche aggiungere delle poesie, però dopo che avremo finito i nostri artisti, in particolare Raffaello. Riprendiamo allora il discorso su questo grande pittore. Abbiamo visto che si è formato nella sua città, Urbino. Anzi, oggi l'abbiamo vista anche in televisione, una città deserta e sono tutti molto addolorati perché proprio in coincidenza con i 500 anni della celebrazione, probabilmente la città natale non potrà fare tutte quelle feste che erano in programma. E Raffaello si forma in questa città che è una corte, che è una delle corti più avanzate e più raffinate del nostro Rinascimento. Dopo si avvicina all'Umbria, anzi il rapporto con l'Umbria di Raffaello rimane anche successivamente si vede che ha una particolare predilezione per questa terra dove già si era diretto il padre e dove aveva trovato accoglienza e maestri a partire dal Perugino. A Perugia, a Città di Castello, realizza molte opere importanti. Abbiamo visto ieri in particolare la grande pala dello sposalizio della Vergine del 1504. Però fa anche dei viaggi, si reca a Roma, fa un salto a Firenze, poi va a Siena per vedere di aiutare il vecchio amico, il Pinturicchio, per il quale realizza certamente un cartone, ma forse anche più di uno. E proprio a Siena, in Toscana, sente parlare della meraviglia che stanno realizzando a Firenze i due, come li chiamo io, mostri sacri della nostra pittura rinascimentale, che sono Leonardo e Michelangelo Buonarroti. Cosa stanno facendo? Sono stati convocati e incaricati dal gonfaloniere a vita Pier Soderini, che sta reggendo le sorti della Repubblica Fiorentina dopo la cacciata dei Medici del 1494, sono stati incaricati di decorare le grandi pareti della Sala del Consiglio, quella sala che poi verrà chiamata Salone dei 500. Si parla dei cartoni, dei disegni preparatori e se ne parla proprio con un senso di meraviglia, di grande ammirazione. E Raffaello è spinto anche lui ad andare a Firenze. Firenze da sempre è la città più avanti nel campo dell'arte, a partire dai primi del 400, per non parlare di prima, di Giotto e di tanti altri, ma dai primi del 400, come dichiara Leon Battista Alberti nell'apertura del suo trattato De Pictura, Firenze con Brunelleschi, Ghiberti, Masaccio, Della Robbia, Donatello, è andata avanti, avanti a tutte le altre città. È lì che nasce il Rinascimento toscano e romano. Diventerà poi romano. Quindi Raffaello decide di andare a Firenze, ma ha bisogno di avere una presentazione e la cerca rivolgendosi alla moglie del prefetto di Roma che è Giovanna Feltria, cioè Giovanna da Montefeltro, una delle figlie del duca Federico, la quale è sposa di un Della Rovere. I Della Rovere, sapete, appartengono alla famiglia di due papi,
di Sisto IV e di poi di Giulio II, in quel momento Giulio II. E Giovanna Feltria, che è dalla descrizione e dai rapporti che manterrà con Raffaello, una persona motivata, colta, come la maggior parte di queste signore che crescevano nelle corti. E fa una lettera di presentazione per Pier Soderini, ma Pier Soderini non potrà dare incarichi ufficiali a Raffaello perché hanno le casse vuote, in parte anche perché hanno pagato la statua del David a Michelangelo. Ma a parte questo è un periodo di guerra, quindi non c'è possibilità per Raffaello di avere incarichi ufficiali. Troverà invece a Firenze tante richieste da parte di quella borghesia mercantile, di quell'aristocrazia molto benestante che vuole avere i dipinti di questo giovane artista emergente. Qual è la situazione generale dell'Italia in quel momento? Noi sappiamo che tra il 4 e il 500 l'Italia raggiunge le vette più alte della produzione artistica. Ora, io preferisco non fare mai i confronti, dire questo è più bravo dell'altro, questo periodo è più importante o è più piacevole di un altro. E tutto va valutato nel suo contesto, però è indubbio che tra 4 e 500, proprio nel passaggio da questi due secoli, la produzione artistica in Italia è veramente alta e bastano i nomi di Leonardo, Michelangelo e Raffaello per dare testimonianza di questo. Ma l'Italia non vive un bel periodo. L'Italia dal 1494, da quando Carlo VIII di Valois, re di Francia, scende in Italia, l'Italia è smembrata, non ci sono più stati italiani, ma stati italiani sotto l'egida occupati dalle altre nazioni europee. Intanto tengo subito a spezzare una lancia a favore di Ludovico il Moro, perché si dice: fu Ludovico il Moro a chiamare Carlo VIII in Italia. No, Carlo VIII aveva deciso di venire in Italia per scendere in Calabria per reclamare le terre che erano della sua famiglia, della famiglia Angiò, che era la famiglia parte della famiglia reale francese. Quindi non fu Ludovico il Moro, per quale io ho molta simpatia come figlia adottiva di Milano, però è indubbio che questo sovrano francese portò lo sconquasso in Italia. Da una parte sembrò quasi riunire in leghe gli stati e gli staterelli italiani, ma per la verità contribuì alla presenza straniera sul suolo italiano. In più, in seguito alla scoperta dell'America, tutte le terre del Mediterraneo entrarono in crisi. Si era spostato il centro di produzione, del commercio, era diminuita l'importanza anche dal punto di vista spirituale di Roma e di Gerusalemme. Si erano aperte le colonne d'Ercole. E come ho detto più di una volta parlando di Leonardo, questo provocò delle gravi crisi spirituali e anche di carattere psicologico, che noi cogliamo studiando la pittura dei manieristi, dei quali parleremo al termine del corso su Raffaello. Ma poi c'è anche la nascita del protestantesimo. Quindi la Chiesa di Roma si trova in una situazione che non sarebbe stata favorevole alla produzione d'arte. E invece
proprio in questo periodo abbiamo il massimo, anche perché il massimo, ma poi non ci si ferma, dopo la produzione continuerà fino al magnifico barocco, barocco romano. Bene, Raffaello è attratto dalla città di Firenze, perché si parla della meraviglia che sta nascendo dalle mani di Leonardo e di Michelangelo. Va bene, e allora cominciamo intanto a vedere le immagini e descrivendo le immagini continuiamo la storia di Raffaello. Raffaello, ho detto, che chiede una lettera di presentazione per andare dallo Stato, dalle Marche e dall'Umbria a Firenze per avere una protezione. Probabilmente questo ritratto, che come sapete è chiamato la Muta, è il ritratto di Giovanna da Montefeltro o Giovanna Feltria. Il dipinto appartiene al periodo in cui Raffaello rimane a Firenze, e il periodo va dal 1504 al 1508, ed è un'opera rigorosa e straordinariamente raffinata. E Raffaello coglie nell'essenzialità la personalità di questa signora, chiunque fosse, che ha un abbigliamento elegante ma molto semplice. La posa è, come avrete già notato, la stessa posa della Gioconda. La Gioconda era stata iniziata da Leonardo nel 1503 a Firenze, quindi l'ambiente fiorentino, come si sa, non manteneva tanti segreti. La Gioconda rimase, se vogliamo, incompiuta fino agli ultimi anni di vita di Leonardo, che continuava a ritoccarla, a fare delle piccole varianti, però la impostazione e l'iconografia era ben nota, e quindi noi vediamo che qui Raffaello, se rappresenta veramente Giovanna Feltria, si ispira anche nella manifestazione della ricchezza interiore alla Gioconda di Leonardo. Questa tavoletta è in una pittura ad olio sul legno, si trova nella Galleria delle Marche a Urbino. E negli anni 70, alla metà degli anni 70, insieme alla Flagellazione di Urbino e alla Madonna di Senigallia, venne rubata dal museo, ma ritrovata dopo nemmeno un anno, restaurata, e ora ha il suo posto d'onore nel magnifico museo che è all'interno del Palazzo Ducale di Urbino. Questa è la Sacra Famiglia Canigiani. Quando è a Firenze, Raffaello non viene chiamato per fare pale d'altare oppure decorazioni in palazzi pubblici, però piace molto alla committenza privata, ai collezionisti, a questi ricchi fiorentini d'Oltrarno, e questa Sacra Famiglia viene realizzata per la famiglia Canigiani, la famiglia Canigiani che è imparentata con un'altra famiglia, Nasi, che sono coloro che per primi accolgono e apprezzano Raffaello. È un dipinto che nell'impostazione, soprattutto nella figura della Vergine, guarda a Leonardo. Leonardo è proprio il modello al quale Raffaello si rivolge, pur interpretando in altro modo
la psicologia della figura rappresentata. Questo dipinto si trova, è poco noto da noi, perché si trova alla Alte Pinakothek di Monaco. È un dipinto che dal punto di vista storico è molto importante, perché venne regalato, dato in dono da Cosimo III de' Medici al genero, che era un principe del Palatinato, sposo di Anna Maria Luisa de' Medici, che come sappiamo è quella che con il patto di famiglia firmato a Vienna lasciò tutti i beni, tutte le opere d'arte della famiglia Medici alla città di Firenze. Quindi il patrimonio d'arte incredibile che è a Firenze, e la città lo deve a questa ultima rappresentante della famiglia de' Medici. Il gruppo familiare, come vedete, è disposto a triangolo, nel triangolo dove si trova sempre la perfezione, è la Vergine, Sant'Anna e San Giuseppe. È la cugina Elisabetta, con il piccolo San Giovanni e il bambino. È un tema questo che si sviluppa, quello dei due fanciulli, si sviluppa in ambito cattolico nel momento in cui si prefigura la riforma protestante. I due fanciulli dovrebbero rappresentare le due parti che cercano di capirsi e di unirsi e andare d'accordo. Lo troviamo, se fate mente presente, anche nell'Uini e nei pittori cosiddetti leonardeschi. Una cosa eccezionale nella pittura, un elemento eccezionale nella pittura di Raffaello è l'uso del colore. Voi vedete questo contrasto, il verde e il giallo, sono i colori complementari che poi useranno gli impressionisti. E poi il valore psicologico che viene dato ai colori e le trasparenze, come dicevo ieri, l'uso del glass, il silicio, che permette così anche alla luce di riflettersi meglio. E io forse ho questa deviazione, ci vedo anche molto riflesso della pittura fiamminga. La pittura fiamminga, ormai alla fine del 400, primi 500, è presente nelle collezioni italiane, nelle collezioni de' Medici, degli Estensi, ed è ben nota ai nostri grandi pittori. Questa tavoletta, ho detto, si trova a Monaco, all'Alte Pinakothek. E questa invece è la famosa Madonna del Cardellino. La Madonna del Cardellino si trova agli Uffizi, è sempre una delle tavole di devozione privata che vengono chieste al nostro pittore quando si trova a Firenze. Questa tavola, le dimensioni in genere vanno su 1 metro per 70-75 centimetri, erano i quadri che venivano messi in genere nelle camere da letto. Questa tavola viene realizzata per il cognato di Canigiani, per Lorenzo Nasi, che è un ricco mercante di tessuti di lana. C'è una cosa incredibile. Dopo 10 anni dalla realizzazione, quindi nel 1517, la villa nella quale viveva la famiglia e quindi si trovava il dipinto, crollò e il dipinto andò in 1000 pezzi che furono fortunatamente riassemblati, messi insieme, e infatti
solo con le indagini scientifiche è possibile trovare diciamo, la conseguenza della frattura. Anche qui vediamo una vergine di ispirazione leonardesca, sistemata in una struttura triangolare con i due fanciulli, sempre San Giovannino e il bambino. Il bambino, Gesù bambino, carezza un cardellino. Il cardellino, l'abbiamo detto ieri, è il simbolo della passione di Cristo. I suoi occhi sono tristissimi. La Vergine ha un libricino in mano, sono le sacre scritture, sono le profezie dove si prefigura la passione e la morte di Cristo. Queste figure così cariche di significato e di simbolismo sono poste in un paesaggio fluviale, anzi il fiume che è alle spalle sembra un fiume in piena, sono i tempi tempestosi, quello che verrà, insomma, che si prefigura, anche se nel primo piano c'è una natura in pace, addirittura ci sono tutti fiorellini, fiori che hanno ognuno un significato, sono legati alla Vergine, ai bambini, e questo, il prato fiorito, sappiamo che è di antica ascendenza. I colori, il blu e il rosso. Allora, io li leggo, come dicevo ieri, il rosso è l'amore, la passione, il blu è la sofferenza, il dolore. Vengono anche letti però come la passione, il rosso, la passione e il blu, la Chiesa. Io non condivido questa lettura. Nel volto della Vergine, che è molto bello, noi, come dicevo ieri, cogliamo una realizzazione in proporzioni auree e la bellezza è esaltata anche dalla capigliatura, dalla pettinatura. Queste sono le È il retaggio leonardesco che, come sapete, nei suoi disegni spesso si attarda a disegnare capigliature con le treccioline e spesso quelle capigliature sono parrucche, le parrucche che Leonardo preparava per le rappresentazioni teatrali che organizzava. Questo dipinto è stato sempre ammirato e portato come esempio della bellezza e dell'iconografia della Vergine e influenzò moltissimo i pittori puristi, sono quei pittori che si formano in ambito romano negli anni 20 dell'Ottocento. Ora passiamo a un'altra Vergine. Questa è la Madonna Tempi. I Tempi sono erano una famiglia di Firenze, anche questi mercanti, molto generosi con Raffaello, che trovava accoglienza e veniva invitato anche alla tavola di questi suoi committenti. In questo bellissimo dipinto, un po' diverso dagli altri, più originale, noi vediamo che il pittore si ispira in questo caso alla scultura fiorentina, alla scultura del 400, a Donatello, ma anche a Mino da Fiesole e a questi scultori che ci hanno lasciato l'iconografia della madre e del figlio così carica di sentimento. La Vergine che stringe il bambino è una mamma, non è scesa dal trono, dal cielo e per questo questa tavoletta ci commuove
molto e si trova alla Alte Pinakothek di Monaco, anche questa, per quello non la conosciamo molto. Fu acquistata ai primi dell'Ottocento dal re Ludwig I, Luigi I di Baviera, e portata prima nel suo palazzo di Monaco e poi passata alla Grande Pinacoteca. C'è ora un'altra Madonna più originale come postura, è la Madonna Bridgewater, su tela e non su tavola, perché venne sottoposta a questa operazione barbarica nel momento in cui, arrivata sul mercato privato, arrivò nelle mani di qualche restauratore alla francese. Si trova dal 1945, si trova nella Galleria Nazionale di Scozia a Edimburgo. Come vedete, qui c'è un richiamo sia a Leonardo che a Michelangelo. La postura e la vivacità, il contrapposto quasi nella positura, fa pensare a una presa di visione da parte di Raffaello di opere dei suoi due grandi maestri. Madonna Bridgewater, il nome è quello del collezionista ottocentesco inglese. E questa è la Bella Giardiniera. La Belle Jardinière, perché al Louvre, quindi viene sempre nominata alla francese. Probabilmente questo dipinto, che è del 1508, cioè alla fine del soggiorno fiorentino, venne terminato da Ridolfo del Ghirlandaio. E questa tavola venne acquistata per il re di Francia, Francesco I, in Toscana. Si trovava a Siena e venne acquistata da messi reali che si trovavano a Siena. E da allora è sempre stata nelle collezioni reali. Non è su tela, però, perché le opere che arrivarono prima della Rivoluzione francese, del periodo napoleonico, non furono toccate. Lo sfondo è sempre quello alla Leonardo, con l'inazzurramento delle montagne, però anche qui nel paesaggio, per esempio con questo campanile così aguzzo, possiamo trovare un riferimento alla pittura del nord. Nel primo piano ritroviamo le foglie, le pietre e tutta quella terra umida, ricca di umori e di germogli, che è nella Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. E allora uno potrebbe avere il dubbio che Raffaello fosse un copione. E infatti qualche critico d'arte, oltre a considerarlo perfettino, il primo della classe, questo lo dice Longhi, come vi dissi ieri, e può considerarlo veramente totalmente dipendente, soprattutto da Leonardo. Ma è solo nell'aspetto, nel primo impatto, perché Raffaello pone più attenzione alla grazia, alla bellezza, alla maniera botticelliana. Non che somigli Botticelli, la grazia botticelliana vive di altri elementi, ma mentre Leonardo, nel realizzare quelle forme perfette, va a cercare l'anima con tutti i suoi problemi e i misteri, e Raffaello, come il Botticelli, vede la grazia, la bellezza, ma non superficiale. La bellezza
espressa da Botticelli, la Venere, Venere humanitas, quindi bellezza, grazia, meno problemi insolubili, ma pur sempre cultura, raffinatezza, humanitas. E di questa è la Madonna del Belvedere, che è così chiamata perché si trovava nel Palazzo del Belvedere a Vienna. Venne realizzata gli anni, anche questa 1506 circa, venne realizzata per Taddeo Taddei, che era uno dei più generosi tra i mecenati e i committenti di Raffaello, uno che lo invitava spesso alla sua tavola, come dicevo prima. Fu venduta probabilmente alla fine del Settecento agli Asburgo, che portarono questa tavoletta nei loro palazzi a Innsbruck, ad Ambras e poi al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Passiamo ora, abbiamo detto quindi che a Firenze Raffaello realizza molte opere di devozione per la committenza privata. Nasce proprio una tipologia, le Madonne di Raffaello sono particolarmente belle. Guardano a Leonardo, ma hanno grazia maggiore. E la bellezza è bellezza. Come dissi il primo giorno, parlando di Melozzo da Forlì, che dipinge angeli meravigliosi, non ci sarebbe Raffaello senza Melozzo. Sono pittori che cercano la bellezza femminile, in questo caso è sempre la bellezza femminile, che però, ricordiamocelo, è quella bellezza humanitas, che si basa su doti interiori e su cultura. Anche qui noi vediamo accentuato l'inazzurramento dello sfondo, è proprio la teorizzazione della prospettiva aerea che c'è nel Trattato della pittura di Leonardo. Abbiamo visto quindi le tavole di devozione, ma a Firenze realizza Raffaello anche tanti ritratti. Il ritratto va alla grande, il ritratto dà rilevanza sociale al committente. E molti dei committenti di Raffaello sono ricchi mercanti, soprattutto ricchi mercanti di tessuti, e spesso mercanti e banchieri. Questo è Agnolo Doni, mercante di stoffe, e la moglie, infatti si parla di un doppio ritratto, la moglie Maddalena Strozzi. E questo doppio ritratto non venne effettuato probabilmente per le nozze, ma Agnolo Doni fu anche quasi in contemporanea il committente del tondo Doni di Michelangelo Buonarroti, che come questo doppio ritratto si trova agli Uffizi. Nel ritratto, soprattutto nella figura maschile, noi vediamo l'influenza di Memling, della pittura, della ritrattistica fiamminga, l'attenzione al dettaglio e la possibilità di esprimere attraverso l'espressione anche la ricchezza interiore, ma è soprattutto la postura, il volto di tre quarti che ci dicono che a Firenze, dove in effetti c'erano molti dipinti fiamminghi, anche Raffaello guarda questi illustri esempi, e soprattutto mi riferisco a Memling.
Il ritratto della sposa, che qui sembra un po' sul cicciottello, ricorda un po' Botero, pardon. Il ritratto della sposa esprime così sentimenti più intimi. Dietro questi due dipinti c'erano in monocromo, nella parte maschile, il diluvio universale e nella parte femminile la generazione, la nascita del genere umano dalle pietre lanciate da Deucalione e Pirra. Quindi dietro questo dipinto c'era un invito, ecco perché provo questi sentimenti di affetto per questa signora. Era l'augurio di fertilità, infatti ebbero poi figli. Le stesse scene del diluvio e della nascita o rinascita del genere umano che furono realizzate da Raffaello dietro questi due dipinti si trovano come dettagli, come particolari nel tondo Doni, stesso committente, ma realizzato da Michelangelo Buonarroti. Tutti i gioielli che ha la signora, le pietre, la perla significa purezza e poi tutte queste pietre con i colori particolari, parlano di amore coniugale e di auguri per una famiglia felice. Questi due dipinti si trovano agli Uffizi perché furono venduti verso gli anni 20 dell'Ottocento dai discendenti della famiglia al Granduca Leopoldo II di Lorena per Pitti. Poi invece da Pitti li trasferì agli Uffizi, furono trasferiti agli Uffizi. Si trovano nella stessa sala del Tondo Doni di Michelangelo. Ecco, questa è la dama con l'unicorno o l'iocorno. È un dipinto che solo recentemente e sulla base di indagini scientifiche è stato attribuito a Raffaello. C'erano molti dubbi sulla autografia, sembra anche un dipinto non finito. Si trova alla Galleria Borghese di Roma e potrebbe anche essere un ritratto perché il liocorno, che è simbolo di verginità e di purezza, il liocorno era anche il simbolo della famiglia Farnese. Quindi questa bella figura femminile potrebbe essere Giulia Farnese, sorella del futuro Papa Paolo III Farnese e amante dell'altro Papa che era Papa Alessandro VI Borgia. Quindi tutti questi personaggi scrivono proprio la storia nel bene e nel male. E quindi ritrattistica aulica, ritrattistica di altissimo livello, tutti i dettagli, poi vedete anche qui c'è la perla sappiamo che era la purezza, e poi il rubino, un rubino meraviglioso che riprende come colore l'abbigliamento, anche Raffaello è molto attento all'abbigliamento femminile perché già dimostrava lanciava molti messaggi l'abbigliamento, la posizione sociale, la ricchezza, il buon gusto e Raffaello è molto attento a questi dettagli. Oltre la ritrattistica, i dipinti a soggetto religioso per la devozione privata, quando Raffaello è a Firenze, continua a ricevere richieste dall'Umbria. Ecco che io dico che il legame con l'Umbria per Raffaello rimase molto forte.
Questa è la pala Ansidei, dalla famiglia, la famiglia che la richiese per la chiesa di San Fiorenzo dei Serviti di Perugia. È una tavola che ora si trova alla National Gallery di Londra, dove arrivò alla fine dell'Ottocento. Queste grandi pale d'altare, questi dipinti anche molto importanti provenienti dalle chiese, lasciano l'Italia quando, dopo l'unità d'Italia, lo Stato italiano espropriò le proprietà della Chiesa e spesso ci furono proprio per bisogno anche, ci furono queste vendite che andarono ad arricchire i musei europei, in particolare la National Gallery di Londra e il museo, la grande pinacoteca che si chiamava Museo Federico, che poi è diventata la Gemäldegalerie di Berlino. Ecco, questi dipinti andarono proprio in seguito alla soppressione dei beni della Chiesa da parte dello Stato unitario italiano. Questa grande pala è una Madonna in trono con San Nicola e San Giovanni Battista, è anche un omaggio al Perugino. Infatti questa struttura posteriore è proprio tratta da altre opere del Perugino, che Raffaello considera un po' il suo maestro. Ora andiamo a vedere un altro dipinto, sempre a Perugia, siamo qui nel 1505-1506, è il periodo fiorentino, però viene richiamato a Perugia e questo è un affresco, quindi non avrebbe potuto farlo a Firenze e mandarlo. Si vede che Raffaello torna nella città di Perugia per la chiesa di San Severo, è una cappellina all'interno della chiesa di San Severo, è la chiesa dei Serviti. La parte in alto, che è un paradiso, è un vi è la rappresentazione di Cristo in gloria, quasi prefigurazione di quella struttura che poi verrà realizzata alla grande nella stanza della segnatura all'interno degli appartamenti vaticani. La parte alta è opera di Raffaello e, come ho detto, è già prefigurazione di quella la sala della segnatura e la stanza della segnatura, e la parte in basso invece è il Perugino. E qui 1505-1506 si vede la differenza. Si vede quanto Raffaello fosse andato avanti nella realizzazione e nella definizione dello spazio e dell'inserimento delle figure nello spazio. Ah, questa è una tavoletta doppia in origine. Questo è San Michele, si trattava di un dittico, San Michele che uccide il drago, pardon, questo è San Giorgio, ora vedo la croce di San Giorgio. San Giorgio che uccide il drago era insieme come un dittico in San Michele che sconfigge il demonio. Questa tavoletta doppia forse era stata realizzata come opera non tanto di devozione, ma quasi da cabinet d'amateur per il duca di Urbino. Il duca di Urbino, che vediamo rappresentato in questo dipinto, e si tratta di Guidubaldo
da Montefeltro, è quello che noi abbiamo visto rappresentato come bambinetto malaticcio insieme al padre, il padre che è Federico da Montefeltro. È un dipinto molto bello, raffinato, un po' triste, ma come abbiamo già visto, questo signore, questo duca, era molto malato. Infatti non ebbe eredi. E attraverso la sorella che abbiamo incontrato all'inizio, la Giovanna Feltria, sposata con un Della Rovere, la discendenza dei Montefeltro continuò con i Della Rovere, che diventarono i signori di Urbino, fino al quando non arrivò il Valentino. Valentino negli anni 1502-1503 cercò di conquistare e di tutti questi piccoli stati delle Marche e dell'Umbria per fare un principato, se non che morì il padre, il Papa, che era Alessandro VI, 1503, e quindi finì l'avventura del Valentino e questi signori riebbero indietro le loro terre. Insieme alla moglie, che era Elisabetta Gonzaga, Guidobaldo da Montefeltro è il protagonista del Cortegiano di Baldassare Castiglioni. Questa signora, Elisabetta Gonzaga, guardate qui ha sulla fronte un gioiello a forma di scorpione, simbolo di fecondità. Non ebbero figli, come ho detto, ma è per Baldassare Castiglione proprio il simbolo della grazia cortese, come deve essere la signora, la castellana. E infatti la giornata che viene descritta nel Cortegiano è guidata dai consigli, dagli atteggiamenti che questa duchessa muove nei confronti degli ospiti e di chi le sta intorno. Ha un aspetto un po' triste, un po' triste come quello dello sposo, indubbiamente una coppia che aveva, insomma, che aveva sofferenza nel non avere figli, e tutte le scritte in pseudocufico che ha nel ricamo sono scritte auguranti fertilità. Il colore nero e oro era il colore del Ducato di Urbino dei Montefeltro. E ora, per finire, parliamo di questa straordinaria tavola che viene realizzata in quel periodo fiorentino, ma per la committenza perugina. È la famosa tavola Baglioni o deposizione borghese. Si chiama così perché questa tavola, realizzata nel 1507-1508, era stata posta per volere della famiglia Baglioni nella cappella di famiglia all'interno della chiesa di San Francesco al Prato di Perugia, ma dopo un secolo esatto, nel 1608, il cardinal nepote Scipione Borghese, nipote di Paolo V Borghese, riuscì a farsela regalare dai francescani di San Francesco al Prato. Come fosse riuscito non lo sappiamo, probabilmente non pagandola, ecco, certamente non pagandola, ma promettendo delle protezioni. Fatto sta che questa tavola, che era anche sormontata da una cimasa con il Dio Padre, e aveva una predella, venne smembrata, e da allora questa parte si trova a Roma. La cimasa è rimasta al
è rimasta a Perugia ed è alla Galleria Nazionale, esposta nella Galleria Nazionale dell'Umbria, mentre la predella, che era rimasta a Perugia, fu mandata a Parigi, lo sappiamo il perché, ma quando il Canova riuscì a riavere indietro tutte le opere portate via dallo Stato Pontificio, quello che andò a Roma rimase a Roma, come la Madonna di Foligno e come la Pala Oddi. Quindi della Pala Baglioni noi ammiriamo separatamente le varie parti e purtroppo a Perugia c'è solo la copia. Come nasce quest'opera? Un'opera straordinaria e commovente nella sua bellezza. È un'opera richiesta da una gran donna che è Atalanta Baglioni. Atalanta Baglioni, una di quelle donne come Maddalena Oddi, che rappresentano la cultura perugina in età rinascimentale. E questa dama chiede a Raffaello un dipinto per ricordare la morte del figlio. Il figlio era Grifonetto Baglioni. Il ricordo della sua morte viene realizzata un'opera d'arte straordinaria, ma l'evento è crudelissimo. Questa pala ricorda le cosiddette nozze di sangue. Nella notte tra il 14 e il 15 di luglio dell'anno 1500, fuori Perugia, ma in un castello abbastanza vicino, Grifonetto Baglioni, che è uno degli esponenti di questa grande famiglia perugina, uccide il cugino appena sposato con Lavinia Colonna e altri componenti della famiglia, tutti parenti, tutti Baglioni. Grifonetto uccide più di 10 persone. Ma lui stesso compie questo atto efferato. L'unico scampato alla strage lo insegue a Perugia e lo uccide probabilmente dove ora c'è Corso Vannucci, comunque nei pressi della cattedrale. E alla morte di Grifonetto, in mezzo alla strada, bagnato del suo sangue, accorrono la madre Atalanta e la moglie Zenobia, e in nome di quel sacrificio per ricordare un fatto di sangue che nella città non si deve, non si dovrebbe più ripetere, Atalanta prende le vesti bagnate di sangue del figlio e le mostra a tutti i rappresentanti delle varie fazioni, che alla fine erano tutti parenti, erano Baglioni, erano Oddi, insomma, all'interno di questa famiglia c'erano consumati delitti efferati. Dà l'incarico a Raffaello, che non esegue subito il dipinto. Il dipinto verrà realizzato qualche anno dopo la morte di Grifonetto. Grifonetto muore nell'anno 1500 e questo è del 1507. Il pittore trova ispirazione, oltre che, lo vediamo, in Leonardo, anche in Michelangelo. In Michelangelo la postura, il corpo di Cristo che ricorda la pietà, la prima pietà di Michelangelo, e poi ci sono riferimenti alla scultura classica che già Raffaello conosce, aveva visto a Roma, aveva visto a Siena, e quindi fa una somma di arte, di cultura e attraverso l'uso del colore crea un'opera straordinaria. La figura, ogni personaggio rappresenta un personaggio reale,
questo magnifico, giovane eroe quasi all'antica, per il quale soffia un vento, vedete, soprannaturale, solo a lui si muovono i capelli. Questo personaggio forse è Grifonetto. È Grifonetto. La Vergine è, che cade svenuta, è Atalanta. Il personaggio della Maddalena è Zenobia, la sposa. E così ogni personaggio è tratto da quel contesto familiare così sconvolto come che era il contesto della famiglia Baglioni. I colori e la resa esaltati dalla luce e nel contrasto tra la natura, una natura un po' tormentata, come vediamo qua dal Golgota, e invece in pace, come la vediamo con questi alberi, è il riflesso anche delle azioni, delle emozioni degli uomini, dei protagonisti di questa scena. È una scena che dal punto di vista iconografico è insieme una lamentazione, un compianto e una deposizione. È questa tavola una delle opere più belle realizzate da Raffaello e la realizza proprio in questo collegamento con l'Umbria e con la città di Perugia. E io, ecco, a questo punto avrei finito. Vorrei approfittare per dare invece un annuncio sul programma. Mi sentite, Loris? Posso parlare? Mi sentono? Sì, ti sentono. Dovresti cliccare su Stop Share là in alto. Stop Share, sì. Ecco, allora, io vorrei dire questo. Pensavo di terminare il corso sabato. Allora, sabato facciamo vacanza, e quindi io farò domani, giovedì e venerdì. Poi continuerò nella settimana successiva, perché non mi sento di terminare Raffaello proponendovi tanto materiale. E siccome quando va a Roma fa molto, lavora moltissimo e ogni opera richiederà abbastanza impegno, io vi preannuncio che faremo 3 lezioni la settimana prossima, lunedì, mercoledì e venerdì. Se siete d'accordo, se vi piace, ecco, questa è la mia proposta, perché questo è un artista che vale la pena di approfondire e di conoscere. Grazie.